buongiorno a tutti voi, oggi in diretta una puntata specialissima per tutti voi, i nostri amanti radioascoltatori di Punto Radio, qua dalla Rosa di Terricciola, la Rosa di Terricciola, nel comune di Terricciola, in compagnia di Armando Mangini, perché da ieri è stato inaugurato il nuovo capannone, 1500 metri quadrati di biancheria della casa. Armando, un passo avanti per te, che sei arrivato al 41esimo anno di attività qua sulla Rosa di Terricciola, tu grande sostenitore di Punto Radio e nostro secondo ospite proprio di una trasmissione che abbiamo creato ad hoc per i nostri sostenitori, che è Stock con Punto Radio. Quindi a te la parola per raccontarci questa grande avventura lunga 41 anni. Sì, allora, che sono alla Rosa, buongiorno a tutti, che sono alla Rosa, sono 41 anni, poi io vengo da un paesino, fabbrica di peccioli, che poi lì addirittura ha iniziato il commercio mio nonno, che si chiamava come me, Armando. Poi ha proseguito il mio babbo, poi mio babbo purtroppo è venuto a mancare presto e poi ci ha avuto la mamma, grande donna, che è mancata a 96 anni, insomma ha avuto una vita lunga diciamo, e anche e abbastanza anche di soddisfazioni, sì, soddisfazioni, una grande donna dove mi ha insegnato, diciamo, come si dice dalle persone serie, un comportamento serio, a stare bimbo, al mondo. Mi raccomando, te comportati sempre bene, che ti troverai sempre bene, forse lì per lì non troverai il risultato subito, però col tempo poi, come è successo a me, ti trovi là le soddisfazioni, perché ho avuto anche dei momenti un pochino non tutti belli, sai, nel commercio può capitare il momento che non va bene, ma però mi sono sempre comportato bene e tanta gente mi ha aiutato e sono riuscito a risollevare questo commercio, che a volte è stato anche un po' problematico. Sai, noi si viene dalla bottega, siamo i famosi bottegai. La roba va tenuta per benino, per benino, corretta, il cliente va seguito, perché il nostro patrimonio è il cliente. Certo. Non è che poi dici cos'è il patrimonio tuo? La struttura? No, senza clienti non si può fare nulla. E noi i clienti sono, addirittura non sono nemmeno i re, sono l'imperatore. E noi come al solito vi si aspetta.